Ciao ragazzi, benvenuti al mio canale. Allora, oggi è un video un po' riassuntivo di come ho iniziato a volare con i droni e qual è stato il mio grado di aggiornamenti che ho avuto nel corso del tempo. Praticamente ho iniziato con questo drone, è un SG900 e da lì è scaturito tutto, la mia passione, mi è piaciuto subito il mondo dei droni. Però non era questo qua, un SG900S che mi è arrivato dopo. E niente, con quel drone là ho fatto i miei primi video e mi è veramente piaciuto fare anche i video, condividere le cose con voi e soprattutto mi è piaciuto anche il fattore di riprendere quello che faccio. E niente, dopo di questo c'è stato il piccolo Idea 7, un drone con GPS, il primo drone che ho avuto col GPS, consigliato dal DroneLander, che lo saluto, e mi ha aiutato anche lui tanto ad andare un pochettino avanti. E niente, questo qua è un drone che comunque sia ha i suoi, è troppo bello perché funziona tutto, funzionano le diverse modalità di volo, il follow me, il circle, il waypoint e mi è piaciuto subito. Dopo, tornando all'SG900, ho preso questo GPS. Con questo qua non ci ho fatto tanto perché sinceramente mi piaceva più guidare questo, perché a differenza del primo SG900, questo qua molto più lento, ha poca iperattività, tutte queste cose qua, e non mi piace tanto. A proposito, oggi mi è arrivato un messaggio che ho sopra scritto il perché il joystick del telecomandino gli faceva solo così a un mio follower. Gli fa solo così perché vuol dire che non prende il segnale, perché io se accendo il drone smette, ma se a lui non smette vuol dire che non prende il segnale. Quindi il telecomandino è difettato, perché io se faccio in qualsiasi modo mi si connette. E niente. Poi dopo un po' di giochi che mi sono arrivati gli altri droni un po' stupidi, tipo vabbè, con le Achine E58 mi sono un po' divertito, però no, non mi piace. Ho preso questo che mi è durato praticamente un giorno, il JJRC X9, e che tra poco ci saranno degli upgrade qua sopra, molto molto divertenti, fidatevi, diventerà un piccolo spark. Parola mia, ancora mi devono arrivare i pezzi e dopo incomincerò col lavoro. Questo qua dopo 3 minuti di volo mi è caduto giù e si è spaccato il motorino qua. Dopodiché sono arrivato al mio primo drone 4K, sconsigliato da tutti,
ma ho trovato una buona offerta e me lo sono preso. Al posto di pagarlo 499 franchi, l'ho pagato molto di meno. Questo qua è un drone con tutto quello che serve per iniziare, comunque sia col mondo dei 4K, e soprattutto c'ha un gimbal con due assi, così e così. Aspetta, fammi trovare la telecamera che è qua. Vedete? E c'ha 13 megapixel. C'ha 13 megapixel, a differenza di tutti gli altri che ce ne hanno solo tra i 2 ai... No, tutti i 2 megapixel. Però con questo qua bisogna comprare separato il joystick, che comunque sia, sembra un giocattoloso perché è un po', però è molto 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 preciso, dico la verità. E niente, la mia esperienza con i droni è nata con un giocattolo, è nata tutta con un giocattolo che dopo piano piano ho voluto approfondirmi. Tra poco comprerò il Mavic, però non il 2, perché per me è ancora troppo presto, diciamo. Voglio provare un Mavic normale, il Mavic Pro, e incominciare a improvvisare un po' con i video, a fare... Anche se con questo già lo posso fare, perché è abbastanza, è buono come drone, veramente buono, è stabilissimo. Sì, qualche volta il video si offusca, però non è che posso pretendere così tanto. Però se questo qui non andava fuori produzione, perché ormai questo qui è fuori produzione, sì, l'ho trovata ancora in giro, però la Feima non so quanto pezzi di sostitutivi avrà. Comunque sia, questo qui si chiama Feima Jamie, per me è molto buono comunque, a differenza di quello che dicono tanti altri. E niente, questo è tutto. Oggi il tempo nevica, non posso neanche uscire a far volare i droni, però ragazzi, quando arriverà il Mavic Pro farò tanti video, vi farò tanti video comparativi con il Jamie, non c'è nessun confronto, però tanto per fare. E questi qua li vorrei dare via, perché comunque sì, adesso devo fare spazio in camera, siccome non c'è un ufficio, e non lo so, fatemi sapere per chi vuole questi due, perché questo qua non lo do via, perché appunto lo modifico, e dopo ci avrò questo, Jamie e il Mavic. Più avanti vedrò se darò via ancora uno di questi. Comunque, iscrivetevi ovviamente al mio canale, non costa niente, non voglio nessun tipo di... soltanto iscritti. E ragazzi, vi auguro una buona giornata e al prossimo video. Ciao, io!